Siamo al Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Milano, dove la settimana scorsa una professoressa di fisica e matematica, lei, ha affisso sul muro della scuola un testo da lei scritto nel quale affermava l'innaturalità dell'amore omosessuale perché incapace di riprodurre la specie umana. Pochi giorni dopo, però, Aurelio, uno studente di quinta E, ha deciso di risponderle usando lo stesso muro con un testo nel quale si definisce gay e naturale. Sono stata assente diversi mesi, quando sono tornata ho visto quel bellissimo cartello di Charlie Hebdo e poi invece ero rimasta molto perplessa dal fatto che durante la cogestione i ragazzi avessero invitato per parlare di sessualità e famiglia solamente il gruppo dell'Arcigay. E quello che ho detto è che la natura ci evidenzia il fatto che c'è una complementarietà tra l'uomo e la donna e che questa complementarietà non c'è in altri tipi di relazioni. E anche il fatto che la fecondità, che è un problema che ci sta molto a cuore, è stata riservata solamente a queste relazioni interpersonali tra uomo e donna e che permettono anche al figlio di poter avere il diritto di stare, un diritto naturale, perché il figlio non è un pacco che tu compri, è un soggetto di diritto e ha il diritto di stare con sua madre e suo padre. Non ha pensato alla possibile reazione di quel ragazzo che per esempio ha scritto quel foglio di risposta al suo? Dunque, innanzitutto quando io ho parlato di queste cose ho aggiunto con molta chiarezza che ci sono queste differenze che sono oggettive, che non possono essere storpiate, eliminate, cambiate, sono oggettive e che non hanno nulla a che fare con la persona, perché invece la capacità di voler bene, amare, è una cosa soggettiva che dipende esclusivamente dalla persona e non certamente, mi sembra di aver usato proprio queste parole, anche non dipende certamente dal tipo di relazione che sta vivendo, cioè da suo orientamento sessuale. Questa è una cosa a cui credo fermamente. Il problema è che nel momento in cui uno esprime una propria opinione è evidente che senza volerlo rischia e può ferire, urtare, poi dipende anche dalla suscettibilità dell'altra persona, alcune persone, ma l'alternativa sarebbe non dire nulla, perché anche l'omosessuale quando dice che l'omosessualità e l'eterosessualità sono la stessa cosa, possono essere equiparate, teoricamente potrebbe offendere chi non la pensa così, ma io non mi sognerei mai di dire a una persona non pensare ciò che quello che hai nella testa perché potresti ferire qualcuno. La libertà di pensiero consiste proprio in questo. Abbiamo chiesto allora ad Aurelio se lo scritto della professoressa l'abbia in qualche modo ferito. Secondo me dire in una scuola delle cose che possono insomma ostacolare o comunque turbare un attimo lo sviluppo delle persone non è un'idea geniale, peraltro che venga da una professoressa lo trovo molto grave. Io in questo cartello sostanzialmente dicevo che mi sento naturale e che non bisogna mistificare l'ambiente, come stiamo sfruttando l'ambiente, la naturalità, eccetera, con tematiche legate all'identità delle persone, specialmente per queste idee che non sono provate scientificamente in nessun modo. E in più ho trovato che sia grave questo discorso perché non rispetta l'identità delle persone, non rispetta specialmente la crescita personale delle persone, perché se dei ragazzi che hanno dai 14 ai 18 anni stanno crescendo e stanno affrontando delle prove per la loro maturazione della sessualità e della loro identità, si sentono dire da una professoressa che la relazione gay è innaturale, quindi che non esiste, io penso che sia molto un evento che turba la persona. Qualunque persona che abbia dovuto fare una crescita per capire la propria sessualità non è stato un percorso facile, credo che per pochissime persone sia un percorso facile, e quindi che le influenze dall'esterno siano negative, quindi che dicano che una cosa è privilegiata rispetto alle altre, penso che sia molto disturbante per le persone. Un'altra studentessa di quarta ha risposto e ha detto che se la libertà non limita l'espressione, il buon senso lo fa. E trovo molto giusto questo, perché non è detto che bisogna dire tutto perché si ha la possibilità di dire tutto. Suonava molto come una provocazione.